Ciao ragazzi, siamo ancora qui. Siamo qua perché? Perché Scala? Perché Scala è un frignone. Esatto. Scala ci è rimasto male che ha perso e allora ha supplicato Dave di fare un altro sfidozzo. Esatto, ci facciamo questa mini sfida col bundle, 10 bustine, sono 5 a testa. E vediamo se almeno il bundle della matata esatto. Si porta bene. Sapevo che l'avresti detto, non l'avevi ancora detto. È immancabile. E Ska avrà come bonus anche tutto il pacchetto delle terre base, quindi diciamo che al suo punteggio aggiungiamo anche tutte le terre base. Senti che sto toccando il cielo con il dito. Sei contento, vero? Vediamo un attimino come l'hanno fatto. Io voglio spostare Jace. Io voglio spostare Jace. Vediamo però come prima cosa il nostro mini posterino. Come insegno ai miei bambini, io vorrei spostare. Bravo Ska, così si fa. Però qua c'è Vraska. Qua c'è Vraska, però questo lo sto requisendo al volo, cioè si è appena guadagnato un posto. Un posto alla, sulla parete. Sulla parete del piano sotto. Qua c'è. Oh, che ricordiamo, stiamo per aprire anche il piano sotto. Piano sotto tra poco, ebbene sì. Perché i posti servono. La solita guida a Dixon. Vediamo se parlano anche di Jace che ha perso la memoria, ricordiamo. Perché la guida ci dovrebbe aiutare, quindi ci dovrebbe aiutare. Aiuta anche Jace. Vediamo, Jace ancora non c'è. Vabbè, ci sta spiegando chiaramente chi sono i nostri vampiri, chi sono tutte le cose che troveremo, quindi tritoni, vampiro, dinosauro, pirata. E Jace non c'è. Hanno perso la memoria di Jace, nel senso che proprio sono dimenticati hanno tolto, le carte più forti secondo loro dell'edizione, al numero uno Jace. Già così si e questo mi ero perso sta paginina qua delle 10 carte più forti. Io dico sempre, non siamo per forza d'accordo, però è un buon spunto su cui ragionare. E c'è Jace al primo posto, Ska? Questa è una cosa, quindi, molto bella. Chiaramente poi dopo c'è tutta l'edizione che ci permette di darci una mano a mettere le carte nel raccoglitore in ordine giusto, e poi ci sono anche le carte esclusive dei mazzi che vedremo poi. Bello, questa cosa è molto bella, ci piace. Wow, la nostra porta gioia, siamo porta gioia, ma le gioie sono tutte qua. Speriamo speriamo mai le gioie. Intanto il dadino è quello nero, perché in questa edizione ci sono dadi di tutti i colori. Pacco delle terre base per Ska, che vale un quarto di punto da aggiungere a quello che sbusta. Bella ragazzi, 25% è già fatto. Guarda, a te l'onore, scegli le bustine. Allora, una a te, una a me, una a te, una a me, una a te, due a me, una a te, due a me. Ragazzi, ok, io ci sto, con 4 buste batterò le 6 di Ska, quindi parti te. Mi sta sfidando, è così. Jace ha la prima busta e chi si è visto se ne è. Io apro Jace fuori. Dov'è il problema? Allora, andiamo direttamente verso The Bomb. Il sugo. No, guarda, sei tornato già alle tue bellissime navi. Ska oramai è un armatore, l'abbiamo capito. E ha le navi. Ok, vado io. Che peraltro, ricordiamo, nel box tu questa l'avevi sbustata pure foil, quindi è un downgrade. Esatto, perché la stessa busta dovrà essere foil. Aspetta che mi carico, mi carico sotto il mio 25%. È giusto. Va bene, Ska sta vincendo grazie alle terre. Diciamo che il mio vantaggio si sta consolidando dalle terre. Giustamente in Magic le terre sono fondamentali. Ah, senza terre non puoi giocare, ovvio. Cancel, troppo bello. Oddio, comunque sono anche mazzi L'Air Elemental mi sta tormentando. L'Air Elemental e un Vanguard, che è un altro gioco di quelli che si possono trovare qua. Infatti. Cos'è, pubblicità occulta, Ska? Infatti sono rimasto. Ma com'è? Com'è? Che non ho trovato ancora neanche un tesoro. No. Comunque quello lì è un bel Vanguard. Anzi, neanche un Treasure. Mentre treasure. Tu hai trovato il Treasure. Io il tesorino ce l'ho. Sì. Vedi? Che? La faccia mia. Alla facciazza d'Ushka. Ok, questo è un vampirello che a me piace molto. Anche a me. Però effettivamente nulla di così impattante sulla sfida. Le tue terre ti stanno ancora facendo vincere. Ci stiamo provando, ragazzi. Ci stiamo provando. Dobbiamo tirare fuori questo Jace. Dobbiamo tirare fuori. Ma no, che brutta sta carta. A me non piace per niente. Però hai trovato anche
la foil che abbiamo sulle bustine. Vediamo se c'è. Eccolo lui. È lui. Foil. Lui. Una common. Uno dei pochi casi in cui sopra le bustine mettono l'immagine di una comune. È un treasure! Oh, ma si ce l'ho anche in inglese. Treasure. Veloce. La driade. Ska, mi sa che questo fat pack, scusate, bundle, non ci sta portando un gran credere. Infatti, mi sa che questo fat pack, cioè, che bundle. È stato vinto dalle terre. Aspetta, però, io ho ancora una bustina, tu ne hai ancora due, dopo questa. E? Vabbè, l'ho ritrovata anche di qua. Tirata imbloccabile. Però c'è il treasure. Vai Sky, io ho solamente una bustina, tu ne hai ancora due, quindi tocca ancora a te, direi. Doppio giro. Dai, alzate le mani al cielo, fate come se fossimo Goku, fateci sbustare Jace Foil. Ma qua manco se si mettono Goku e Vegeta. Aspetta, fa vedere un pochettino ai nostri amici che cosa stai trovando, vai. E ancora una. Vabbè dai. Terra. La terra. Solo terra, solo signore. Ma questa qui è punti fa. Beh. Vale quanto tutte le terre base. Vedi? Allora, facciamo così. Hop. E sono abbonato. Cioè, tutto quello sciamano veramente è una cosa incredibile. Mannaggia, sono un po' triste. Ragazzi, io vi spoilero che Ska ha trovato una mitica. Vedremo che mitica è. Non sta saltando sulla sedia. Quindi mi sa che non è blu. No, non è blu. Non è blu. A meno che il bianco si possa considerare un blu sbiadito. Direi di no. Vabbè, Ska, hai vinto comunque. Sono soddisfazioni. Forse il bundle un attimino più sottotono da quando abbiamo iniziato a fare video, ma comunque... Però è stato divertente lo stesso. Ma divertente assolutamente, anche perché l'edizione è davvero molto bella. Pensata bene l'ambientazione, a me piace un sacco. E poi dopo c'è questa Axis of Mortality che è divertente. Scambiate i punti vita dei vari giocatori. Multiplayer, Commander. Sapete che mi piace il Commander. Vabbè, io sto a 3 punti vita, tu sei 45. Switch. Questa è abbastanza da me come carta, sì. Esatto, è divertente. Ok, ci vediamo tra non molto per vedere assieme i mazzi. Tocca i mazzi. Ciao! Tocca i mazzi. Ah.